Direi che cominciamo. Quindi Gabriella forse possiamo iniziare con eh, la registrazione. Iniziata. Perfetto. Um, buongiorno, buongiorno a tutti. Maybe I'm going to speak in English in fact today. <laughs> um, hi, welcome to our fifth uh, meeting of our uh, symposium of ottocentesimi. Um, so, today we have the uh, presentation of our last six uh, works. Uh, but uh, remember, I'm going to remind you also at the end of um, today's session that next week we have our final, in fact, uh, meeting with our second keynote speaker, um, uh, Professor Tati. Uh, and uh, so we hope that we're also going to uh, join us for uh, Celia Tati's uh, presentation as well. Um, so, um, Today's speakers are Anna Maria Pagliaro. Um, sorry, I'm going to uh, actually read them in the correct order Anna Maria Pagliaro, Cosetta Seno, Roberto Risso, Martina Piperno, Luca Cottini, and e Olivia Santovetti. Uh, we are going to have today another uh, very interesting. Uh, session I believe all of the, all, all the works of that uh, I hope we uh, all read are really um, really engaging we titled uh, today's uh, meeting rereading the canon and uh, uh, in fact I mean as uh, we have seen, all of the presentations are uh, uh, sort of approaching, right? I mean, uh, texts. I mean, in a very peculiar and original way. And I think we could have also talked about um, shaping or reshaping of identity in a way, cultural, as cultural identity, right? I mean, uh, or national identity, and certainly also the issue of uh, gender is very uh, is very important. Will uh, we see that uh, a few of the presentations are in fact, I mean, rediscovering in a way, like voices and experiences uh, of uh, female voices and experiences in literature and through literature. And that also I think is going to be very, very interesting. And uh, we hope to have uh, uh, an interesting discussion uh, uh, at the end. So uh, uh, for this reason, I remind the speakers to try to uh, limit their presentation to five. Uh, or six maximum minutes. Um, so uh, and uh, silvia silva is going to moderate the chat. i mean, so remember you can always put there your comments and of course also your uh, uh, questions at, at the end. Uh, so i would say now without further ado, we start with our first presentation and in fact it's interesting because we are starting with two presentations uh, that are both addressing uh, capuana's works but in fact we I mean, will very, very interesting and original takes. On Capuana's the and uh, And I think this is also uh, an interesting uh, uh, thing that we uh, should uh, uh, address at the end um, in our uh, debate. Uh, okay, so we start with Anna Maria Pagliaro uh, from Monash University. And her uh, 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 presentation is titled The Silent Victim Representations of Sexual Violence in Giacinta and Tortura by Luigi Capuana. Prego, Anna Maria. Okay, thank you. Well, while I hold. The the fort. I would like to very briefly thank you all for this wonderful uh, uh, work you've done, um, the organisers, and for bringing us together um, to share our research on the Ottocento. Now, in um, this paper, I tried to do two things: one, a sort of gender-based act of resistance, and. Bring to the fore how the issues of women's sexual violence and rape are represented by a masculinist perspective and consider the type of agency attributed to the female character. And two, to draw attention to Capuana's veristic, uh, verista aesthetic principles, his historical consciousness, and the perceptive way in which he's able to read his contemporary times. I focus on two texts. Uh, Capuana's first and frequently revised novel, Giacinta and Tortura, a short story written in 1889 and included in his collection, Le Appassionate, where he explores sexuality and various aspects of women's subjection. In both these texts, rape, uh, that of a child and that of a married woman, is the central issue of his fiction. I put forward that in Capuana's texts, his fundamental aesthetic principle of capturing the essence of contemporary times constitutes a considerable uh, driving force. This endeavor to depict how science infiltrates modern thought and to represent the process of modernization ultimately resulted in revealing what now appear to be data scientific codes. And a rather conservative medicalization of society. However, while his scientific interest drives him, uh, drives the construction of the female character through her assigned etiology, he voices a drama, and the exploration of her oppressive environment fosters a sense of historical consciousness. Equally important is his idiosyncratic concept of uh, impersonalita. Which, is, which in the passage of time, he strips of its ideological connections, turning it into a stylistic measure which renders the text polyphonic and gives it a sense of immediacy. Hence, such a position demands attention not just to the scientific case study, as uh, is often done by critics, but also to the way the story is constructed and the plurality of perspectives. His polyphonic texts invariably produce um, an interesting ambivalence and a tension between progressive and conservative perspectives. I also draw attention to Paolo Mantegazza, of course, not Capuana's sole reference, but certainly a like minded scientist whose topics such as prepubescent and adult female sexuality, virginity, modesty. And sexual desire, or by revealing um, contradictions, are interpreted in similar ways, showing the social construct and aspiring to unveil taboos. Jacinta is the uh, fictionalization of an act of resistance. She is raped by a family servant, and when, as a young adult, she becomes aware of the scandal and accusations made against her, she reacts in a singular way. As a mark of her protest, she marries a degenerate count, refuses to marry the man she loves, and takes him as a lover. In a previous work, I focused on how the theme of Mantega of uh, virginity, taking uh, <clears throat> linking into chapter six of uh, Physiologia dell'Amore by Mantegazza, and Giacinta's protest are presented. In this paper, I show how Capuana depicts emerging child sexuality, her rape. And the passage from innocence to a socially constructed uh, sexual awareness. I argue that the critical furor which surrounded the novel's first publication did not dissuade Capuana in the subsequent revisions uh, from his hot topic. On the contrary, by uh, removing the then fashionable scientific jargon and making more incisive her childlike sexual innocence and need for affection enhances substantially her drama and the realism of the text in the short story tortura i suggest to go beyond il bel caso of uh, female repressed sexuality revealing itself in expressions of colpa e rimorso per lo stupro subito and readings limited to show how a patriarchal perception permeates the text. Instead, I investigate how the author engages with post traumatic effects of rape, female agency, and subjectivity, again through the depiction of a female act of resistance. Teresa vehemently protests against the violence endured and resists maternal instincts, rejecting the child born. From the rape. Through innovative narrative techniques such as uh, self questioning, interior monologue, dislocation of the self, and the, uh, uh, the text gives voice uh, to the victim's pain and gradually increasing fixations and obese, uh, obsessive anguish as she incessantly relieves the moment and searches for reasons Capuana's denunciation resides in the gravity assigned to the crime and the mental alienation it causes consequences which according to the codice sabaudo of the time would have prompted the maximum penalty Teresa also is presented as a victim of a social cultural crime in a enforced silence and repressive sexual mores the two outlets available to her, family and religion, are both presented as inadequate. The priest absolves her, but imposes that she keep silent in order not to disrupt her marriage, with the onda that uh, would fall on it. A silence which is presented critically, causing her psychological anguish. The model husband, provider, and loving friend fails to understand the wife's turmoil. Assigning it to the ailments of pregnancy and ultimately blaming her. Capuana fails to tell the story as to why men rape, except telling us that it was an outburst of passion, suggesting the evils of repressed desire. He focuses instead on female sexuality. He critically shows that Teresa is taught that force and aggression are natural and acceptance is her duty. While Capuana perspicaciously presents the complexity of the suffering victim, he also unveils many uh, proscriptions surrounding sexuality. Um, as uh, the rejected baby is dying, in Teresa's uh, demented cry to her husband, a te solo, a te solo, Capuana highlights how she is unable to disassociate sexual desire and violent sex from feelings of maternal nurturing so uh, i'll just conclude um, where does this uh, one stand in relation to female agency and uh, subjectivity capuana makes the victim stand out as such and voice the outrage of an unlawful aggression textually uh, giving her prominence however as eileen rooney well demonstrates in a discussion around Thomas Hardy's depiction of rape and/or seduction in Taste of the Derberville, it is uh, hard to conceive the female as an active subject when she is relegated to a role of passivity. As she argues, a feminine subject who can act only to consent or refuse to consent is in fact denied of subjectivity. Nonetheless, Capuana's scientific gaze on the female other. Does more than represent her as a disruptive force. She is more like a discordant voice exposing the cracks in a social paradigm in crisis. His exploration of sexuality reveals his progressive engagement with his contemporary times and the signs of rupture in the normative conception of gender roles, where sexual violence and subjection are condoned and normalized by a scientific discourse. Which accepts them as pre-social and uh, a natural condition. So. Thank you, thank you very much, Anna Maria. Um, so now we move to, uh, in fact, another presentation addressing uh, Capuana, Capuana's works. Uh, this time is Literatura fantascientifica. Um, so uh, Cosetta Seno, Cosetta Seno is going to uh, present "Volando primo viaggio straordinario: Capuana e la Literatura fantascientifica." Prego, Cosetta. Cosetta. Ok, puoi ascoltarmi ora? Sì, sì, perfetto. Grazie, allora. Uh, grazie, volevo anch'io ringraziare Gabriella, Morena, Silvia e le altre organizzatrici del, del, del convegno perché pensavo inizialmente che forse non fosse un formato eh, buono, ma invece sono rimasta sorpresa da, dalla partecipazione e anche dalla facilità con la quale è possibile comunicare di questi tempi, e quindi questa è una cosa. Positiva. Allora, mi sono avvicinata a questo tema eh, per due motivi. Il primo è quello di dimostrare come Capuana sia stato nell'ambito della narrativa per ragazzi post-risorgimentale un vero esempio di modernità e abbia compreso l'importanza di educare al piacere di leggere fin dalla prima giovinezza. Il secondo è stato il capire come alcuni dei temi affrontati nella letteratura giovanile, e in particolare nei quattro viaggi straordinari, siano stati in seguito approfonditi da Capuana e gli abbiano concesso di esprimere una critica, secondo me, eh, severa nei confronti della scienza. A differenza di chi nell'Italia postunitaria vede nella letteratura giovanile un campo completamente separato dalla vera letteratura e ne sottolinea l'aspetto normativo, e mi riferisco qui alle posizioni di Benedetto Croce che svalutava la letteratura per ragazzi in quanto ancella della pedagogia, Capuana insiste invece sull'importanza di raccontare una bella storia che sappia suscitare l'interesse dei ragazzi. Quindi anticipando la pedagogia di molti anni a venire, Capuana si rende conto che una storia imbevuta solo di principi morali e in cui sia del tutto assente il punto di vista del bambino non solo è brutta ma è anche diseducativa. Del fatto che molte siano brutte, insomma ne abbiamo abbastanza prova leggendo, leggendo i manuali di lettura dell'epoca, che scrivere e promuovere letteratura per ragazzi fosse non un semplice divertimento o un'attività svolta per guadagnare di più. Ma una vera e propria passione si era già capito nel 1892, quando Capuana fondò. A Roma la rivista settimanale Cenerentola. Al di là della veste eclettica e estetica della rivista, che pure era notevole, ciò che interessava davvero a Capuana era creare un modello di lettura alternativo a quello promulgato dal sistema scolastico. Infatti, tutti sanno che lui era stato anche ispettore scolastico e che fosse originale ed efficace nell'educare il gusto e la fantasia dei giovani. Capuana è consapevole di quanto sia fragile l'attenzione dei giovani lettori e di conseguenza nel suo settimanale alterna fiabe, novelle, brevi atti teatrali, profili biografici di personaggi famosi ma introduce anche elementi nuovi, ad esempio racconti che descrivono il rapporto affettivo tra bambini e animali, un tema che allora era nuovo nella narrativa per l'infanzia, e soprattutto le inchieste, di cui ricordiamo solo una, quella di Paola Lombroso, che effettivamente sembrava voler scoprire i pensieri e le credenze dei bambini. Lo scopo centrale comunque del giornalino era ripristinare la dimensione libidinale della lettura e la cosa appare chiara fin dal primo editoriale. E qui cito Capuana, tutti quei fanciulli dai 10 ai 15 anni che sono un po' sopraffatti durante la settimana da gravosi compiti scolastici e che purtroppo non possono amare certi libri da cui traspira un tanfo di noia e fatica. Cenerentola a, intende raccoglierli intorno a sé, all'aria aperta, sotto il bel sole. Eh, non è detto che ogni insegnamento debba essere dato con arida gravità e non è provato che la scuola sappia insegnare ed educare al tempo stesso. Cenerentola si assume volentieri questo incarico e si rivolgerà all'immaginazione e al cuore più sovente che all'intelletto. Notiamo come Capuana nelle sue parole distingua nettamente l'insegnamento dall'educazione e sia in grado di far sorgere il dubbio che la scuola italiana dell'epoca non sia in grado di fare le due cose allo stesso tempo. Ma che cosa vuol dire per Capuana insegnare invece che educare o educare invece che insegnare? È importante agli occhi dell'autore non confondere queste due funzioni. Una cosa infatti è insegnare, far apprendere forzatamente dei dati in maniera passiva, un'altra è capire che l'apprendimento di quegli stessi dati non serve a nulla se non ci apre la mente ed il cuore. Uh, e ci educa alla vita in qualche modo. Capuana è certo che l'immaginazione sia non solo una dote peculiare dei giovani, ma anche l'unica in grado di far cambiare la persona. Un esempio efficace di cosa Capuana intendesse per educazione rispetto a insegnamento lo troviamo proprio nel primo viaggio straordinario. Volando è stato ispirato senza dubbio dal dibattito scientifico sull'esperienza del volo. Ricordiamo che il primo volo avvenne nel 1903, due anni dopo la pubblicazione di questi racconti. Era un tema contemporaneo e appassionante, al tempo stesso utile a stimolare l'immaginazione degli adolescenti e anche ad aggiornarli sui progressi della scienza. Avete già letto il saggio, quindi non mi dilungo nel raccontare la storia. Eh, di Riccardo, ma in sostanza quali sono i principi educativi che vediamo felicemente applicati nella narrazione del racconto? Il primo punto è rivendicare il vuoto dell'adolescenza: non tutti i bambini devono avere vite piene di impegni, di buone azioni o viaggiare dagli Appennini alle Ande, o insomma proporre questi modelli un po' irrealistici di attività. Secondo è stimolare la curiosità attraverso del materiale autentico. Quindi, per esempio, Riccardo apprende informazioni dai giornali e non dai libri scolastici. Scolastici, poi stimolare la curiosità dei bambini offrendo modelli di vita più che prediche. Lo scienziato, infatti, lo costringe a riflettere su che cosa vuole fare, chiedendogli che mestiere fa, e quindi, facendo lui lo scienziato, gli fa vedere che può esistere una professione che ispira una passione. La quarta cosa è adattarsi al linguaggio dei bambini, un linguaggio che sappia stimolare la fantasia e l'immaginazione. Ricordo, come appunto, quando Riccardo dice che l'aeroplano è un uccello spaurito, lo scienziato, anziché correggerlo, risponde a tono: dice no, dovrà diventare un uccellaccio. Eccetera, eccetera. Poi lasciare che i ragazzi siano i ragazzi ad arrivare alla conclusione, non fornire troppe spiegazioni e infine educare i ragazzi col metodo ludico. Riccardo gioca con gli aeroplani ed è attraverso il gioco che si appassiona alla ricerca. Quindi, nella riprova che il confine tra un'educazione appassionata e un'istruzione forzata sia labile e necessiti di continuo controllo e sorveglianza, la troviamo proprio alla fine del racconto, quando Riccardo capisce la portata del progetto scientifico. Garborg, proprio a quel punto, abbandona il metodo induttivo e diviene una persona, e qui cito Capuana, posseduta da una sola idea. Così facendo, perde anche le sue capacità di educatore, in quanto non riesce più a stabilire una comunicazione efficace con il ragazzo. Nel momento della predica razionale a difesa della scienza, Riccardo si confonde e non riesce a capire bene il significato di quelle parole. Eh, Riccardo a questo punto sembra distante dall'impresa epica di Garborg e il sodalizio tra i due si interrompe. E ancora una volta vediamo come sia la lingua a rivelarlo. Infatti, quello che era stato il professore, il mentore e la guida del ragazzo è diventato ora il padrone di Riccardo. La scienza rappresentata da Garborg si è impossessata della natura, secondo me rappresentata da Riccardo, e il futuro non può che essere minaccioso. Il valore dei quattro viaggi straordinari, secondo me, sta anche nell'aver fornito un primo punto di partenza per l'analisi di temi che Capuano avrebbe poi approfondito. Questi temi verranno ripresi da Capuano una decina d'anni dopo in La conquista dell'aria. La scimmia del professor Schitz, entrambi del 1911 nella raccolta La volontà di creare, dove Capuana riprende il tema del volo e quella dell'intelligenza delle scimmie, però con risultati più negativi. Mentre in altri racconti, come per esempio Creazione o L'Incredibile Esperimento, sempre, sempre nella volontà di creare, approfondisce i temi dell'isola degli automi con risultati misogini e ricchi di ironia, che sicuramente varrebbe la pena di approfondire. Ciò che è certo è che l'autore, per però piano piano si allontana da quella fiducia illimitata nella scienza che era tipica dell'epoca in cui vive per assumere una posizione critica sempre più consapevole. Capuano arriverà alla fine, un grande anticipo sui tempi, al soglio di una letteratura etica, una letteratura in cui il rispetto per l'essere umano e per l'ambiente venga messo al primo posto, al di sopra di tutte le sperimentazioni scientifiche o pseudoscientifiche e al di là di tutte le mode culturali. Grazie. Benissimo, grazie, grazie Cosetta. E, mh, il tema dell'educazione, eh, ovviamente mh, molto eh, importante per eh, quanto ci ha eh, adesso presentato Cosetta, è centrale anche per il nuovo Galateo, di cui ci parlerà il prossimo eh, speaker, eh, che anche eh, lui eh, presenta in italiano, Roberto Risso. Una commedia continua sul teatro dell'universo: Il nuovo Galateo di Melchiorre Gioia e il Risorgimento. Prego Roberto. Grazie. Ringrazio le, orga le organizzatrici per queste ore di normalità e di, e di crescita per tutti. Sono davvero importanti. E leggo il mio paper. Melchior e Gioia, che visse fra il 1767 e il 1829. 29. Economista e statista di fama internazionale fu autore, oltre a opere di carattere economico, amministrativo e politico del Nuovo Galateo, scritto per l'educazione degli individui della Repubblica Cisalpina, la cui importanza nel processo culturale di unificazione e formazione dell'Italia non è stata colta fino in fondo. La ristesura del monumentale Nuovo Galateo, aprile 1802 poi aprile 1820 e maggio 22 fino all'ottobre del 1827, ha trasformato un'opera informativa e precettistica in un'opera culturalmente formativa, secondo un preciso progetto di formazione e acculturazione del popolo, non più soggetto a stranieri. Il nuovo Galateo, con le ampie articolate digressioni storiche, geografiche, culturali e antropologiche, si pone come concentrato di conoscenze necessarie e stimolanti sul modello remoto del convivio dantesco e quello, meno remoto, delle enciclopedie popolari, per tutti coloro che non hanno potuto perseguire un'educazione sistematica e, allo stesso tempo, si pone l'obiettivo di instillare in chi legge l'amore per un'idea di patria come comunità circostante in divenire. Il eh, discorso patriottico di Gioia è strettamente legato a quello della libertà del popolo, del suo essere nazione di gente libera e non oppressa da tiranni o da nazioni straniere. In un altro scritto analitico risalente al medesimo periodo, l'autore affermò, e cito: Dai sentimenti di libertà, d'eguaglianza e dalla folla dei beni che ne emergono, trae origine e acquista forza l'entusiasmo verso la patria, che ce ne assicura il godimento. Fine citazione. La scelta dell'individuo come punto focale della costruzione della comunità assume un valore altamente progettuale, collettivo e, contrariamente al modello cinquecentesco, profondamente democratico. Da qui l'aggettivo nuovo che precede e introduce il tradizionale Galateo. Fin dalla prima pagina del Nuovo Galateo del 1802, Uh, Gioia lega indissolubilmente la formazione dell'individuo alla forma politica dello Stato in cui esso vive, connettendo le due sfere di pubblico e privato, individuale e collettivo, in un unico sistema dell'esistenza. E cito: Le idee di decenza, d'urbanità, di pulitezza, variabili in tutti i secoli, si risentono principalmente dalle forme dei governi. Fine la cronologia e la spazialità dell'opera del 1802 sono di per sé notevoli, con, un, con esempi e casistiche raccolte dalla storia e dalla contemporaneità, dai classici gre greco-latini, fino alle tragedie di Alfieri, agli usi e costumi degli abitanti di Tonga e della Patagonia, con esempi tratti dalle storie universali e locali, dalle cronache dei viaggiatori ai classici della stereografia spesso citati in nota a piedi pagina, il tutto articolato attorno a temi cardine dello sviluppo dell'uomo civile. Il nuovo Galateo, ora nella seconda ristesura, quella del 1820 e 22, è frutto di una revisione integrale capillare del primo Galateo. Viene pubblicato quasi due decenni dopo, a ridosso dei primi moti insurrezionali degli anni venti dell'Ottocento. La metafora che lo apre è agricola e forte, e cito, un frutto Nasce talvolta fra le spine ed amaro riesce odinopinato al palato. L'innesto e la coltura lo spogliano delle spine e dolce lo rendono e saporito. Ecco l'immagine della civilizzazione. Fine citazione. La pulitezza, prima presentata come traguardo in sé, è ora vista nel contesto della civilizzazione, di cui tuttavia non è che una parte costitutiva cito, la pulitezza è un ramo della civilizzazione, fine citazione. Altra opera fondamentale di gioia ampiamente e diligentemente recensita da Silvio Pellico sul conciliatore è Del merito e delle ricompense, trattato storico e filosofico del 1818, saggio in cui il cui valore la meritocrazia e l'onestà sono i capisaldi di un'etica che tuttora fatica a imporsi in Italia ma che erano sentite come condizioni sine qua non del funzionamento di un organismo statale alla cui base era e non poteva che essere l'uomo, la cui politezza pubblica e privata era a sua volta requisito fondamentale. La stretta connessione fra civiltà, educazione, cultura e possibilità economiche produttive è sottolineata dall'autore nel corso dell'intero corpo delle sue opere. Nel Nuovo Galateo degli anni Venti, a beneficio di tutti, ma particolarmente dei giovani, l'autore ha sistematicamente espanso i contenuti in una direzione ben precisa e programmatica, e cito, non lo scheletro di una storia o dell'altra, ma l'estratto di più storie, ossia l'unione di parecchi fatti analoghi, da cui sublimi e luminosi principi scaturiscono. E sopra larga serie di fenomeni risplendono fine citazione l'auspicio fondamentale è che eh, dalla pulitezza personale si possa passare a un sistema di pulitezza nazionale e soprattutto internazionale in cui l'Italia una volta unificata e sovrana potrà realizzare e sono sempre parole di Melchiorre Gioia profondo conoscitore dell'umanità e delle nazioni la sua funzione basilare e cito l'Italia è stata la prima a dare lezioni di pulitezza alle nazioni fine citazione e concludo. Così il cerchio, almeno sulla carta, si chiude e dal Galateo si può passare a un progetto empirico di costruzione dell'italiano. Grazie, grazie mille Roberto. Um, we move now to our next speaker, uh, who is also going to uh, address uh, issues related to historical and uh, cultural uh, legacies, as we will hear. Martina, Martina Piperno, who by the way is also part of the team of Ottocentismi, Oto, uh, is going to present on Dante the Etruscan: Ancient Legacies, Identity and Race in Dante's Reception, 1870-1940. Prego Martina. Grazie Morena. E, mh, parlerò in italiano e ho un uh, brevissimo PowerPoint. Uh, sì, vedo che mi dà la possibilità di, di condividerlo. Quindi eccovelo. Allora. Quella che vi presento è una ricerca parzialmente compiuta, parzialmente in corso, è una ricerca un po che congiunge due progetti, è quello precedente di cui mi occupavo quando ero in Irlanda, l'University College Cork, e quello che conduco adesso a Lovanio, in Belgio, dove sono attualmente postdoc. E che si ispira alla mia precedente, precedente ricerca dottorale che era dedicata al eh, rapporto di Giacomo Leopardi con Gian Battista Vico. Vico, come sapete, autore, de, oltre alla scienza nuova, di un opuscolo che si chiama De Antiquissima Italorum Sapienza, dell'antichissima sapienza degli italiani o degli italici, a seconda delle traduzioni, eh, che è un, un opuscoletto che, che così indaga con, in maniera anche... Abastanza fantasiosa, se vogliamo, attraverso le, le indagini etimologiche, questa antichità antichissima per l'appunto, questa antichità ulteriore, l'antichità che sta oltre, quella dei, dei, dei popoli preromani, gli etruschi, gli ioni, eh, i popoli italici. Mi sono chiesta se esiste accanto alla ricezione del classico, che negli anni in cui studiavo in Inghilterra era anche una materia eh, molto di moda, eh, forse adesso un po' meno, ma. Eh, Senz'altro lo è stata, eh, una ricezione del preclassico, del primitivo, del, del, dell'indigeno, dell'italico, dell'etrusco. Dell e ho cominciato a esplorare episodi prima di ricezione del De Antiquissima, poi mi sono resa conto che, ehm, che in realtà la gente fondamentale che non avevo considerato è la, la nascita e la, la progressiva scientificizzazione delle scienze archeologiche e delle, e delle scienze linguistiche dell'antico tra 8 e 900 e questo progetto ha finito per quello, quello irlandese ha finito per concentrarsi tanto su, proprio spontaneamente su un torno d'anni in particolare sugli anni 30 del Novecento. però la prospettiva transtorica che mi ero data cioè da Vico a oggi e, e che continuo a perseguire nel progetto che, che, che sto svolgendo a Lovanio ha avuto comunque qualche, qualche merito perché mi ha consentito di incontrare questo piccolo episodio un po' particolare della ricezione di Dante. C'è stata infatti una minima circolazione di questa idea, un po' vaga, ma proprio per questo itinerante fra scienza e letteratura, fra suggestione letteraria. E dato scientifico del, della, della persistenza dell'identità etrusca in Dante, e questo, eh, come dire, ha delle conseguenze dirette sul, eh, sull'interpretazione del testo, secondo alcuni. In pratica, si tratta della fortuna di un unico verso di Giosuè Carducci, quello che avete nella slide. Um, in una, um, una lirica in Giambia dei Podi eh, che si chiama Avanti, Avanti. Um, e eh, risalente al 1872, e Carducci, che sta parlando, sta ritornando con la mente ai luoghi natali in Toscana, si ricorda di, eh, de, de, appunto, di questi luoghi caratterizzati dalla memoria etrusca e eh, dice eh, di Dante etrusco pontefice redivivo. E il fatto che stia parlando proprio di Etruschi e che non sia un, 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 un semplice sinonimo colto di Toscano è confermato da, dal, dal, dal resto della lirica in cui si parla de, di Popolonia, di Roselle e di altri luoghi caratterizzati dalla memoria etrusca. Um, questo, questo verso conosce, come autorizza questa, questa interpretazione della de de persistenza dell'etruschità di Dante, a cui saranno sensibili vari scrittori, tra cui in particolare per l'ambito letterario D'Annunzio, che non solo, ricordando Carducci dopo la morte, dice di Carducci che um, era era, era lui stesso, poteva ricordare un etrusco, quegli etruschi dalle gambe smilse accolciate sui coperchi delle urne funerarie, figura toscana di uomo di parte e di cruci, strapotente di carattere come il busto di Niccolò D'Auzzano, e adesso tornerò su Niccolò D'Auzzano. Carlo Curto, un italianista degli anni 40, disse che Carducci aveva come poeta scoperto questa eh, identità etrusca di Dante attraverso un'intuizione poetica. Eh, a lui il merito di aver acquisito al mondo e alla storia letteraria un nuovo aspetto della fisionomia del nostro sommo poeta. Questo Dante etrusco ehm, insomma è, è, è una, ha un delle conseguenze interpretative. In forse che sì, forse che no, D'Annunzio ambienta una storia un po' torbida, un po'. Ehm, eh, sì, sensuale a Volterra, città etrusca, e tutto il romanzo è intessuto di richiami al, all'Etruria, e più volte D'Annunzio si riferisce a Dante come l'etrusco pellegrino o eh, il grande etrusco. Non solo, e questo potrebbe anche essere soltanto una, una considerazione un passante, ma si tenta attribuisce a un personaggio, un ragazzo. Aldo del personaggio del romanzo, una specie di interpretazione sinestetica del testo. Leggo, ehm, dice Aldo, contemplando un'urna etrusca nel museo etrusco di eh, Volterra. La tristezza è la musa etrusca, è quello che accompagnò per le vie dell'esilio il grande Etrusco, cioè Dante, colorato dalla bileatra, cioè malinconico, e sulla malinconia degli Etruschi c'è tutta una tradizione che eh, risale a Winkelmann. Non hai mai pensato, dice sempre Aldo, che Dante ha ripreso l'arte dei dipintori di vasi e l'ha ingigantita col suo polso strapotente, e così via. Avete qui nella seconda slide alcuni riferimenti visivi del, eh, che, che, che D'Annunzio poteva avere presente. Intanto il vaso etrusco di cui si dice eh, non, non pensi che la prima cantica è tutta di figure nere su fondo rosso e di figure eh, rosse su fondo nero? Come eh, l'arte la la, la, eh, di vasi etruschi, non solo etruschi veramente, ma eh, sicuramente eh, D'Annunzi sta pensando a questi adesso, e l'alabastro. Non vedi riflettere, ehm, non vedi, eh, riflettere eh, quel, di quel nero metallico che hanno certi fitti i, i gli versi di Dante e le sue ombre non sono simili ai vivi come i mani scolpiti in questi alabastri, ed è probabile che D'Annunzio stia pensando proprio a questa urna. Etrusca di alabastro che, aveva, che è nel museo etrusco di Volterra e sulla strapotenza del polso di, ehm, di Dante riprende quella strapotenza del carattere di Niccolò da menzionata prima. Ho quasi finito, voglio solo farvi vedere che la questione della continuità fra. Etru Antica Etruria, eh, Toscani Dante e Toscani Moderni si mescola agli studi razziali, frenologici e archeologici negli anni 30 e 40, diventando anche un argomento per la propaganda razzista. L'immagine che avete nel, nel, nel PowerPoint è tratta dalla difesa della razza in un articolo che si chiama La razza aquilina, in, in cui si argomenta che una razza risalente agli etruschi caratterizzato dal naso aquilino, quindi il naso di Dante, è tuttora invincibile e strapotente, per l'appunto rinvenibile nella Toscana moderna. Etruschi, Dante, Niccolò d'Auzzano, che, che, che vedete di nuovo qui, toscani moderni. Ecco, questo sono quello che volevo condividere di questa ricerca. Ringrazio Grazie. per l'attenzione e del. E delle organizzazioni grazie, grazie mille Martina. Eh, passiamo al nostro prossimo speaker, Luca Cottini, eh, che ci presenta The Art of Swording uh, sword, scusate, The Art of Sword Dwelling, uh, Dwelling in Itali Italian 19th Century Culture. Uh, sorry, I'm gonna read it again. Uh, the art of sword uh, Dwelling in Italian 19th century culture. Uh, sorry for slaughtering your title. <laughs> Prego no, Grazie mille, aggiungo anche io i miei ringraziamenti alle organizzatrici per averci dato questa piattaforma di dialogo e di conversazione. Uh, I wrote in English. I speak in English, so um, in my paper I will talk about the emergence of the theme of sword dueling in uh, literature, especially of the, the turn of the twentieth century. And I read it in a couple of ways. First, uh, in a vertical way, so uh, positioning duel sword dueling in a kind of broader context. So how, in this moment, the emergence of sword dueling uh, is a, is a transition from. Uh, sword of as a feudal remnant or an institution of private right from the Middle Ages to, uh, and, and going into uh, sword of as a sport in the 20th century. So fencing, the second way I, I read this emergence is kind of in a contingent way. So how sword of uh represents kind of a vital reaction against the mechanical and standardizing force of industry industrialization at, at that point, and also as a key variable uh, in the modern portrayal of pleasure. Now, in the 19th century, fencing duels still constituted in Italy a common practice and a heavily codified social ritual of diatribe solving for nobility, doctors, artists, politicians, priests, women, journalists, and writers. So, duels were a valid ritual to resolve literary, amorous, military, or political litigations without a formal trial. So, as a paralegal form of arbitration, duels appear in Italian opera, but also in European literature uh, in Conrad or uh, in Serrano de Bergerac 1897. In my paper, I consider the progressive taming of sword duels from a problem-solving tool into a sport. And I also see how literature transforms the fencing mania of this time into a symbolic lens for negotiating Italy's cultural reaction toward industrial modernity. Now, duels were informally condemned. Uh, after the Enlightenment, uh, by the secular state uh, and also by uh, the Catholic Church, actually Leo XIII writes uh, an encyclical in, in 1892 to condemn duels. Uh, but still, in the 19th century, we witness high-stake duels to solve diatribes. Uh, one in 1863, which opposes, like the Prime Minister Marco Minghetti to his predecessor Urbano Rattazzi. The other, even more cruel. In 1898, opposes the socialist Felice Cavallotti to the journalist Ferruccio Macola. And this one ended with uh, the, the mortal wound uh, to Cavallotti, who was a well known fencer. Now, the debate following this event. Led to an understanding of, like, to a codification of, of dueling, uh, which was included in the Zanardelli Code as as a crime, but it was still going on. But mostly to the new a new bourgeois awareness that um, saw money rather than blood as a better way to solve contentions. And this is also one of the reasons why uh, fencing develops as a tame version of sword fighting. Now, in Italian 19th century literature, duels appear as a common theme. Uh, you see them in Manzoni, who condemned duels through the story of Fra Cristoforo in chapter four of Promessi Posi. Uh, Ludovico was the son of a nobleman and had been educated by masters of words and swords. Also, Verga represented uh, duels in several works uh, in Eva, the novel Eva. Uh, he represents uh, the duel between the Sicilian Enrico Lanti uh, and the Count, and the duel is to regain the heart of Eva. Also in Cavalleria Rusticana of 1880, uh, Turiddu wins after the rival Alfio for Lola in, in a duel. In this context, especially in the late 19th century, I want to focus on two duels in particular, uh, where fencing really an access surrogate form of virtue in front of the rapidly disappearing aristocracy, and also a context to regain status. So I'll talk about. Uh, briefly about La Conquista di Roma, Serao 1885, and uh, Il Piacere d'Annunzio 1889. Now, in La Conquista di Roma, Serao presents a sword duel between the protagonist, San Giorgio, who's a politician from Basilicata, and a member of the parliament from Marche, Oldo Fredi. The duel, motivated by love, jealousy, but also political ambition, follows a precise ritual of offense and defense of honor, and it's really uh, an agon logon like a war contest uh, of the two uh, which is followed by a sword duel now in il piacere the duel of uh, sperelli and giannetto Rutolo for the love of donna ippolita starts with a verbal clash at the horse race and escalates quickly so once again from word dwelling to sword dwelling and the narration of duel is preceded by typical elements so the breakdown of the opponent's skills the calm of the night before the description of the dwelling site and the list of preparatory ritual gestures it was really a codified trial uh, and this was following like the manuals of, of dueling now during the duel a referee and a surgeon assess the wounds inflicted upon each other from time to time and the duel especially in Danunzio ends with a bloody wound on Sperelli which is functional to staging Sperelli's later uh, convalescence as a time of renewal and purification Now Serao and Serrao in Danunzio's duels have a few elements in common uh, now the ritual gestures the detailed report of a sporting event really the fight for a trophy, which is the woman's heart or political prestige. And I wanna highlight two elements in particular here. One is the struggle to maintain the status quo, the second is really the rejuvenation uh, that comes after a life-threatening danger, which allows them, the protagonists, to reconquer their lost virtue. Now, countering this vision of the duel as the last resort against the serialization and lost virtue or arete of, of mass society, instead Zvevo and Pirandello displayed through duels the crisis of an old society and the emergence of a new bourgeois value system through the presentation of inept figures who are unable to stand up and fight. So in Una Vita, Svevo presents Alfonso Nitti, who prefers to commit suicide rather than facing a tough duel with Anetta's brother, Federico. And in L'esclusa or Il gioco delle parti, Pirandello shows the lost virtue of modern men by really camouflaging duels into intellectual games. Now, as the dual imagery moves from real life, uh, as we see in literature, to their tamed version in sports, it actually continues to represent uh, the modern pleasure of game. And I talk about Wizinga, who describes this pleasure in uh, Le jeu et les hommes. And um, this the dueling remains kind of a remnant of feudal private right, but. It also stages kind of a vital reaction against the perceived mechanization of industrial society. And I want to quote at the end of, of my contribution, like a brief uh, passage from an early theatrical piece by Verga, which is called like, Le Rose Caduque, it was written in uh, Florence in 1867, uh, which describes what dual means and how dual uh, allows to regain this. Uh, lost version. Uh, Verga says uh, in the mouth of the protagonist: Il duello è la salsa della vita, il piccante delle buone avventure. Io non sento la vita che allorquando la gioco sulla punta della spada. So, uh, sword winning has the ability to reconquer this dimension of the thrill of life, the pleasure of life, both in literature and then later in, in sports and in fencing, which not by chance becomes one of the um, key areas of Italian uh, success in the Olympics, the early Olympics of the early 19th, uh, 20th century. Thank you, grazie. Uh, grazie mille Luca, thank you very much for this very interesting historical and cultural reading of the art of uh, dueling. And uh, we get to our uh, last speaker today, Olivia Santonetti. Uh, from the University of Leeds uh, she's going to talk about divorare libri, the consumption metaphor in the 19th century Italian novel prego Olivia um, grazie mille, grazie Morena grazie a chi mi ha preceduto questi interessantissimi panel grazie naturalmente alle organizzatrici di ottocentismi se non vi dispiace anch'io ho un powerpoint eh, eh, quindi lo non so adesso provo a no non so cosa ho fatto. Stop sharing. Um... Olivia funzionava? L'abbiamo visto il tuo PowerPoint. Quindi... Ma vedevate anche qualcos'altro? Il mio schermo? Eh sì, forse c'era una sovrapposizione. Infatti, um... Uh, um, scusate perché di solito io non lavoro con Zoom, quindi. cioè si deve fare sharing lo screen, non, non il documento? Sì, per forza, ok, quindi. Provo Magari apri, lo apri già eh, il tuo documento e puoi fare share screen e dovresti vedere la finestrella con l'immagine che vuoi condividere. Oh, um, eh, mm. No, è un po' problematico perché se io faccio... Va bene, lo faccio così, faccio così, un attimo solo. Quindi, eh, ok, eh, no... Lo sapevo. Um, tu non è che tante volte Gabriella... perché se io apro non mi sparisce... Olivia, ehm... io posso far vedere quello che mi hai mandato, ma è un PDF, quindi insomma... Però quello che avevi fatto vedere prima si vedeva benissimo, c'erano ma... solamente la lista delle slide, ma non ha importanza. Prova quello prima, se no mi il okay, PDF. D'accordo. Allora faccio così, aspetta, eh. faccio così eh... probabilmente... Ecco, L'ho fatto ora lo vedete? Vedete? No. Sì, sì, si vede, si vede. Ah, ok, si vede. Parto. Allora, allora grazie, grazie a voi e parto subito. Parlerò in italiano, quindi nonostante il titolo nonostante quello che vi ha mandato in inglese. E vado subito ai cinque elementi che nella mia, analisi, um, eh, nella mia analisi collegano la metafora alimentare del divorare libri al tema della lettrice, eh, quindi un tema popolare nella letteratura e nell'iconografia dell'Ottocento. Um, sono partita nel nel, 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 nell'articolo che vi ho man mandato eh, da un brano, eh, dal, libro, dal libro Intervista di Ugo Ietti. In cui D'Annunzio descrive il fenomeno del suo tempo, cioè l'imporsi nella società occidentale della letteratura come fenomeno di massa. D'Annunzio parla della, della letteratura mena, del romanzo, e introduce la lettrice, ormai emblema di questo fenomeno. Lo fa con il linguaggio del cibo che comincia in sordina, eh, diciamo nel, nel secondo paragrafo, con appetito, consumo, alimenti, per poi lanciarsi nel. Ehm, direi con un vero gusto, in un crescendo di immagini e parole, quasi un pastiche, nella, nel, 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 nella parte del paragrafo che segue. Il primo elemento che ho evidenziato era quello del, eh, del piacere, che è già nella definizione di letteratura amena. Quindi la lettrice legge per piacere, se è una dama sapora, qui nella, nella, nel passaggio di D'Annunzio, se è una plebea divora, e così già si comincia a distinguere il campo... Ehm, Letterario descritto da Bourdieu, articolato eh, um, in modo da venire incontro al gusto dei compratori, quindi divisi secondo una scala gerarchica tra letteratura alta e bassa. Terzo elemento è la lettura passiva che caratterizza la lettrice di romanzi, che l'ingurgita come fossero Budini, e questa è l'espressione eh, di Henry James. È una lettura poi emotiva, empatica, che favorisce l'identificazione. E poi così arriviamo al, all'ultimo punto, al quinto punto, al bovarismo che è imperante nel brano di D'Annunzio. Ora, Madame Bovary, ehm, ovviamente di Flaubert, aveva consacrato la lettrice eh, a figura del consumo, eh, ma divora libri e, e divorare il verbo usato in tutte le lingue per introdurre eh, la lettrice e per mettere in evidenza la sua modalità empatica. Il punto è che questa esperienza di, di immedesimazione eh, era in questo periodo vista come incompatibile con l'esercizio delle facoltà critiche e di cui una serie di equivalenze a catena avallate dalla metafora alimentare, quindi eh, identificazione, lettura passiva, donne che nell'Ottocento venivano considerate biologicamente più portate all'identificazione empatica. Ma è proprio così. Nella mia. Nella mia ricerca, che come vedete comprende circa 20 romanzi, quando si va, ehm, quando si va a, 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 davvero ad esaminare la lettrice come personaggio questa passività non è per nulla scontata. Anzi, quello che ci troviamo, eh, quello che ci troviamo davanti sono figure, messaggi ambivalenti. Questo mi ha ricordato tra l'altro eh, l'ambivalenza notata da Silvia Valisa eh, lo scorso venerdì negli interventi di Laura e Charlotte. Um, e penso che il mio discorso è in qualche modo legato um, allora effettivamente in questi romanzi c'è sia la lettrice che si medesima per evadere la realtà e quella che si medesima per conoscerla meglio il romanzo è visto sia come un cibo velenoso ma anche come un antipasto per eh, diventare buon gustai e questo è il caso di Adelina la protagonista del romanzo di Mar Marco Praga un'Emma Bovary eh, milanese e più audace infatti fa la prostituta di lusso e notate come non solo, notate non solo la quantità di letture, ma la scioltezza, la competenza con cui Adelina cataloga gli autori, non solo per scuole letterarie, ci sono tutte, ma stabilendo chiaramente una gerarchia, quella appunto descritta da Bordier, con le due scale inversamente eh, proporzionali, una secondo il profitto commerciale e l'altra secondo il prestigio. Adelina riflette attentamente su quello che legge, è una vera lettrice, anzi una buongustaglia. E ritorniamo quindi, ecco la metafora um, alimentare, e non a caso si schiera con Zola e per la nuova scuola eh, naturalistica. Il libro dice: Adelina, nel, nella continuazione del brano, ehm, non può avere influenza né educatrice né demoralizzatrice, in altre parole, non impartisce lezioni, non dà esempi da seguire, come voleva la concezione pedagogica e romantica della letteratura. Adelina è dunque una lettrice moderna, legge per riconoscersi, come dichiarerà pochi anni dopo nel suo libro Scandalo, la protagonista di una donna di Sibilla Leramo. Concludo eh, dicendo che Adelina, ma tutte le altre lettrici di carta dei, dei, dei romanzi che ho analizzato, portano in scena l'annosa questione dei rapporti tra letteratura e morale, questione che furoreggiava nei dibattiti dell'epoca. Sul romanzo, ovviamente in Europa, ma particolarmente in Italia. La mia ipotesi è che in questo periodo la lettrice diventi un dispositivo autoriflessivo che il romanzo adibisce al suo interno per discutere criticamente del proprio statuto, della propria funzione e della propria leadership. Contestando la logica dell'exemplum, e ci ricordiamo la frase di, Adelino, di Adelina, che il libro non ha influenza educatrice, questi romanzi mettono in scena. Il, il passaggio, il travagliato passaggio dalla concezione dell'arte romantica basata sulla funzione pedagogica e moralistica dell'arte, a quella inaugurata con la poetica decadente dell'art pour l'art, che rivendica dimensione altra autonoma della sfera artistica. La lettrice, dunque, porta a compimento, come eh, osserva Franco Moretti a riguardo di Madame Bovary, porta a compimento quel lento processo che ha separato la lettura europea dalle sue funzioni eh, didattiche. Allora, come vedete, questo è un dibattito tipicamente ottocentesco, eh, prettamente ottocentesco. Oggi non solo reading is not eating. Ma nel mondo di Facebook, Netflix, Instagram, eccetera, divorare libri ha un'accezione assolutamente positiva, figuriamoci se moralmente mh, accettata. Tra l'altro, anche il bovarismo è stato reclamato, sdoganato, Eppure, a volte la metafora alimentare colpisce ancora. E sto pensando alla la Ferrante Fever, dove il, il divorare libri ha fatto di nuovo parlare di letteratura fatta per il mercato. E del resto le tensioni eh, che troviamo nel personaggio della lettrice, questo passivo, attivo, il leggere come una donna, leggere come un, nuovo, come un uomo, scusate, emotivo, cognitivo, escapismo, consapevolezza, eccetera, le troviamo al centro anche nei dibattiti in cultural studies, in audience studies, in feminist studies. Quindi ho proprio concluso, e, e, e quello che voglio dire è che spero di aver fatto vedere che erano già lì nella lettrice ottocentesca, nella sua profonda ambivalenza, nel suo modo passivo-attivo di divorare romanzi, no? quei volumi gialli lì sulla panchina che fanno sognare la lettrice di Corcos. Il suo fantasticare è passivo o attivo, e mi verrebbe da dire a entrambi, perché allude a quel che è di misterioso, elusivo, ambivalente, ma. Profondamente trasformativo che è l'atto della lettura. Grazie. Grazie, grazie mille, uh, Olivia. Um, so we actually uh, listened to some very, very interesting contribution. And so, again, just thinking about what uh, Olivia was just saying now, um, there are so many uh, apparent contradictions, like ambiguities, like uh, the double, I mean, <laughs> uh, comes back. I mean, and uh, we were uh, referring before to, uh, issues of cultural legacies, right, and also adaptation. So, um, given that it's uh, already uh, four pm here in, uh, in Italy, I would say uh, I would open the floor. I mean, to questions. Uh, remember that you can also use the the chat to um, ask questions. I have a few, but few. I don't know. If anyone wants to start or shall I start? Can I ask a? Uh, I have prego, a. Luca. Uh, um, um, I have a question for uh, or a, a comment for Luca. Um, I like the, the, the paper a lot and I was I'm wondering if especially in Pirandello the the dual is an also the 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 problem with the dual is that it's no long, in addition to the uh, uh, you know, marking the waning of the arete, as you, you say of the, uh, uh, of the bourgeoisie. If it isn't also the problem with you is it's also become a, s such a ritualized event that it has it's just yet another structure of you know of the of, of the uh, of the bourgeois world that has no that is disconnected from its you know whatever. Uh, um, Origin it might have in you know in 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 uh, male prowess and so on. I'm thinking of the the way in which uh, you know in Pirandello it becomes just a a code in in in, in Mattia Pascal of the, the the dual the the dual can be fought because again, Matia Pascal uh, or Adriano Meis at that point doesn't can't fulfill the requirements of the ritual. he can't get you know two seconds um, um, to assist him in the duel and likewise in, in the he the duel can be manipulated because it, it has become such a ritualized uh, uh, event. So I'm, I'm just wondering if, if that's not also one of the reasons for the waning of the duel that it is you know just like, I don't know. Like any other form of of uh, any other practice, is simply playing by a certain set of rules. Thank you for the comments and the question. I I totally agree. I I think it's a mockery in Pirandello. Uh, also in Enrico Cuarto, uh, he pulls out the sword and pretends to uh, engage a duel uh, as if you were like a real medieval. Uh, king, um, but certainly uh, it's a mockery or, or rather an emptying of the bourgeois uh, code. Now, this follows the debate that uh, took place in Italy after the killing of Cavallotti in 1898. That was really an event that everybody talked about. Um, a lot about, uh, and after this event, which coincided with the killing of a member of the parliament, uh, there was kind of a common awareness that this form uh, wasn't working anymore as a form of legal arbitration, and in a way that deflated the whole aura surrounding the duel. Uh, so what Pirandello stages is what comes after this debate. and in this sense, it makes sense for him to mock it or to deflate it. come si fa e come you hai out, uh, correttamente. Grazie. Abbiamo una domanda di Deborah per Cosetta. Mm -hmm. Sì, io sono interessata in particolare alla, ra, mm, al rapporto tra, di, di Capuana con la scienza. E um, ho visto che nelle novelle per adulti, nelle storie per adulti, um, ma soprattutto nei saggi, eh, Capuana invita la scienza a indagare quello che normalmente non indaga, ad aprirsi. E quindi um, penso che ciò che Capuana salva, non è tanto la fiducia di Capuana, non è tanto nella scienza quanto nel metodo. Quello che Capuana salva è il metodo sperimentale. Quindi in questo crollo di certezze positivistiche, Capuana... Uh, crede, mantiene la fiducia nel, nell'indagine condotta in modo sperimentale. Quindi in un saggio dice, se mi dicessero che il Colosseo è stato, è stato spostato, io non direi è impossibile, ma andrei a vedere. E, uh, e quindi volevo sapere se anche nelle, nelle, nelle storie per, per bambini, per ragazzi, uh, lei ha trovato questo, questa fiducia diciamo, incrollabile nel, nel, metodo, nel metodo sperimentale anche se non nella scienza. Grazie Deborah, questa è una domanda interessante. In parte sì, penso che soprattutto nel primo racconto risulta positiva questa indagine sperimentale, a mano a mano che si va negli altri racconti, cioè nel, nella, nel regno delle scimmie e eh, la città sotterranea e anche l'ultimo l'isola degli automi eh, prevale una, un sentimento un sentimento negativo per esempio per fare un esempio nel regno delle scimmie alla fine non si parla tanto dell'indagine dell dello scienziato che cerca di capire eh, il linguaggio delle scimmie, ma del rifiuto di questo ragazzino che lui ha portato con sé che di ritornare a vivere a Londra e di, e perché in quanto si inserisce molto meglio nel mondo delle scimmie che non eh, nella civiltà nella civiltà londinese dove, da dove era venuto e dove era stato venduto eh, da uno zio per questi scopi diciamo, eh, scientifici. Per, per, assistere il, per assistere questo scienziato nel linguaggio delle scimmie. Anche nella città sotterranea, eh, lo scienziato viene, eh, questo ricercatore eh, viene dipinto come un imbroglione, una specie di persona che cerca di approfittare di questi due bambini. Quindi eh, io trovo che ci sia progressivamente una certa, una, una certa negatività in alcune lettere anche che lui ha... Ha scritto diceva per esempio che se eh, da un lato lo sperimentalismo appunto come dici tu doveva includere tutto doveva includere anche eh, l'ipnotismo doveva includere le lo spiritismo quindi c'era questa apertura ma lui diceva di non avere molta fiducia nel metodo solo scientifico perché questo metodo continuamente cambiava quindi quello che era eh, una cosa data per certa dagli scienziati a un certo punto Poco tempo dopo non era più quindi diceva questa certezza che, che la scienza crede di dare, in realtà non, non la dà, perché poi alla fine eh, la scienza, per sua natura, comunque cambia. Quindi dice basarsi solo sulla certezza della scienza era, la vedeva come una cosa negativa. Ecco, non so se ho risposto alla, alla tua domanda. Sì, sì, grazie. Se posso, volevo solo agganciarmi un attimo a questo, perché pensavo, per esempio, al racconto Un vampiro eh, Capuana, in cui, alla fine è la figura no, del, dell'uomo di scienza. Eh, si libera del vampiro, no? uccide definitivamente il vampiro usando un, eh, basandosi praticamente sulla superstizione. Quindi in un certo senso si potrebbe dire che questo recupera quello che Deborah diceva, il metodo, no? eh, adesso che prende sul serio no? la, eh, la superstizione e con metodo, tra virgolette, scientifico no? la applica. Eh, quindi c'è questa apertura che arriva no? a, a includere la, la superstizione, però è interessante quanto dicevi. Eh, Jim ha una domanda per Luca. Uh, thank you very much, Luca. Um, I wanted to take up your very interesting suggestion that uh, dueling is a sort of vital reaction against the uh, mechanical forces of industry and the development of industry. Um, because I associate dueling in my mind with uh, the South, and maybe I'm wrong there, um, but you mentioned. Um, Verga, Pirandello, and so on. And the development of industry, of course, in the late 19th century is largely confined to the north, to the industrial triangle between Milan, Turin, and Genova. Um, so I wanted to ask you a little bit about the geography of dueling and the geography of your argument. Is it possible, do you think, to um, think about dueling within the framework of a sort of southern resistance to? Processes of nationalization that um, are really strong in, in the North, um, sort of along that North South axis, um, and in terms of the, the Southern question? Um, or is my geography of dueling completely misguided? And, um, and uh, you know, it's, it's much more uh, complex than that. Uh, just, just wondering if you could say a few, a few words about that thank you very much for, for the question well i base my research on a book by stephen hughes it's called the politics of sword uh, Doing, dueling honor and masculinity in modern italy uh, if you're interested um, and that book really traces the geography of dueling uh, much better than i can do in a few minutes um, I, I, I invite you to investigate on the south but really the, the origins of dueling are related to france um, so, the, the whole tradition is imported from France. And uh, I would establish one point before and one point after my period. The point before is the Risorgimento. Uh, dueling after the Risorgimento is a form of reassessment of that heroic mode that uh, the Risorgimento staged, uh, that was kind of deflated after the Italian unification. So, dueling for many. Resur the people of the generation of the Risorgimento was a way to reaffirm something that seemed to have been lost, uh, especially in the 1880s, 1890s. So in that group, you have like people, uh, not necessarily from North or the South, but really people that belong to the Risorgimento project rather than, so, so the aristocracy or politicians or journalists rather than uh, kind of poor people. So it's more a, a class-based uh, division. Uh, the point after uh, what i'm investigating is actually world war one which basically ratifies the end of sword dueling as this duel where the value has some value <laughs> because like with world war one here in the civil war it's basically the, the mechanization of work makes absolutely useless any form of virtue in fighting uh, because the mechanics of, of the modern war uh, is is brutally uh, cynical. So uh, in this sense, uh, World War I uh, ends this process of deflation of uh, dueling and, and turns it into a sports, sports are kind of a tame version of wars in a way or competitions. Uh, but I invite you to read that book because that you will, as an historian, you will find uh, many, uh, much more information than what I can give you here. Grazie comunque. Grazie, grazie a te. Yeah, and actually, if I can add, like in Milan in the sixties, there were a lot of duels. I mean, all these former Garibaldini, in fact, that were like mm -hmm. uh, so like a Cameroonite like, journalist or uh, politicians, intellectual were dueling day in, day out. I mean, so it was kind of an interesting dynamic. It was a um, way to get back to the glorious days of the results <laughs> Right, yeah, right, I'm right, right, sure. right, right. Um other other questions. I think we have time. Maybe we'll run for one more question, oh, Luca. Yes, let's get a, a very minor footnote to Olivia's uh, 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 very interesting paper. Um, so the, I think at least in French, uh, when the, the, there is the expression of écriture um, alimentaire or littérature alimentaire. Well, I think though that the, the reference to consumption has to do more with, you know, it's the it's the kind of writing that you do to make, to to eat to make a living, right? So, um, is have you noticed if there is any sort of obviously, you know, if there is any coincidence with using the expression of devouring books more commonly for books that are meant for consumption, popular literature. Um, is there a relation there that you can see? Um, grazie Luca. Eh, mm, Il cioè, linguaggio del cibo è sempre stato usato per. È, è un tema enorme, no? È sempre stato usato per descrivere anche i processi della lettura. Eh, mm, si parla anche di, no, di ruminazione, di gestione. Cioè, è tutto c'è un mondo. Um, però la cosa interessante nell'Ottocento è, è proprio questo legame tra il divorare e la lettura di consumo. Eh, quindi effettivamente il legame è, 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 è stretto tra cioè quello che si consuma è letteratura. Um, letteratura, letteratura bassa, il romanzo, cioè la, la lettrice che. Eh, la lettrice che è consumatrice di romanzi è proprio un po' l'emblema quasi della rivoluzione della lettura, no? Che dalla fine del Settecento, inizio Ottocento è proprio vede le donne, le lettrici, i protagoniste, scendono proprio. Sono quelle che hanno fatto il romanzo. E quindi ehm, divorare è interessante perché se anche uno va sul sul, non so, sul dizionario battaglia, divorare non ha anche legato alla lettura un'accezione una negativa se non nell'ottocento nell'ottocento perché è proprio legato al fenomeno di consumo quindi ehm, mi pare una, una cosa molto legata, mi pare, molto legato proprio all'ottocento e credo proprio per anche questo dibattito tra eh, letteratura e morale, veramente la lettrice era un pochino, come si può dire ehm, era, misuravano sulla lettrice gli effetti negativi eh, no? gli effetti morali, immorali che il romanzo, la letteratura poteva avere. Non so se ho risposto o ho fatto un. No, oh, grazie. Grazie. Io penso che dovremmo probabilmente chiudere ora, perché è già il tempo. I voglio ringraziare tutti i our speakers. Uh, and uh, thank uh, thank you all for uh, um, being here and for uh, participating. And we hope you all gonna join us. I mean, next week for our uh, last meeting uh, with Silvia Tatti, our second keynote speaker. And um, for um, those of you who are in Italy or in the UK, we go back to the usual time. I mean, so we go back to <laughs> uh, um, uh, the, the time. I mean, uh, so uh, it's gonna be four. pm in Italy and 3 pm in the uh, UK. Um, ok, thank you. Thank you, and uh, uh, grazie a tutti. Have a nice week. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Grazie mille. Grazie Laura, ciao. Ciao a tutti, alla prossima settimana. Chao.